si è tenuto presso la Camera di Commercio di Lecce un incontro alla presenza del prefetto di Lecce Luca Rotondi, del questore Vincenzo Massimo Modeo, del comandante provinciale dei Carabinieri Donato D'Amato e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce Stefano Ciotti, oltre ai presidenti delle associazioni di categoria. Negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, insomma, ci sembra, e ci è stato segnalato anche da parte delle imprese, una certa rigurgito delle attività criminali che poi leggiamo sui giornali. Quindi noi vogliamo intanto testimoniare la nostra vicinanza alle forze dell'ordine, perché per l'enorme lavoro che stanno svolgendo. Alla luce dei recenti fatti di cronaca ai danni di imprese salentine, è stato necessario avviare una riflessione congiunta al fine di individuare iniziative da porre in essere per tentare di rendere più sicura l'economia del Salento, puntando anche a rafforzare i valori della legalità. In primo luogo questa è un'altra occasione per dimostrare la vicinanza delle forze dell'ordine intese nella loro pluralità. Ci sono fenomeni di racket preoccupanti nel Salento? Le denunce sono veramente pochissime, non vi sono segnali rispetto al passato di preoccupazione. E quindi è scorretto tecnicamente parlare di un innalzamento delle fattispecie di reato rivolte alle attività economiche. Ci sono degli episodi che seguiamo con attenzione, ovviamente, parlo in particolare degli atti incendiari, degli episodi che possono in qualche modo far pensare a eventuali pressioni indebite su chi svolge attività economiche e imprenditoriali in generale. Tuttavia, dal punto di vista statistico, non c'è assolutamente un innalzamento di questi reati, che però vanno assolutamente tenuti sotto controllo.